Buonasera amici di Prima Serie A, eccoci qui ritornati per il nostro consueto appuntamento per parlare di tutto ciò che è avvenuto non solo nello scorso weekend ma anche in questa settimana e ci sono veramente tantissimi argomenti da analizzare, l'Europa League, la Champions, il cammino non troppo positivo ovviamente delle italiane ma soprattutto 7 giorni abbastanza sereni per il Napoli, reduci dalla bellissima vittoria di San Siro contro il Milan. Prima di tutto però, sigla. Qui siamo prontissimi per iniziare. Prima di tutto vi presento il parterre di questa sera, immancabile Giovanni Gaudiano. Buonasera Alessia, buonasera al nostro ospite, buonasera agli spettatori. Giovanni, tu eri un po' scettico, faccio uno spoiler Sulla come partita. sulla partita del Napoli a Io San Siro, ero invece io vedi. avevo la sicurezza che non sarebbe andata come è andata. Però ho Esattamente, esattamente. sempre detto, e lo ribadisco, meglio pensare male e poi avere dei buoni risultati piuttosto che magari andare lì convinti di spaccare il mondo e tornare con le pive nel E fa sacco. un'ottima tattica, assolutamente. Presentiamo anche il nostro super ospite di questa sera. Un piacere, un grandissimo ritorno ospitarlo nei nostri studi, Andrea Fiorentino. Ciao Andrea. Alessia, troppo buona come sempre. Innanzitutto grazie per l'invito, tanti saluti a tutti e buonasera al nostro pubblico. Ecco Andrea, inizio subito da te, ci fa ancora più piacere averti invitato in questa settimana gaudente, possiamo dire, per il Napoli. Non è stata cosa molto frequente, soprattutto nelle Sì, scorse sì. settimane. Una vittoria importante, quella di San Siro, soprattutto per l'umore, ma anche per la classifica degli azzurri, un po' sofferto, un po' inaspettata, ma veramente 3 punti pesanti. Beh, effettivamente la vittoria di San Siro fa morale, prima di tutto, anche perché poi comunque stiamo parlando di un Napoli che ha vissuto e ha convissuto con le sue incertezze, il suo, diciamo, purtroppo ha convissuto con dei contrasti interni dovuti alla poca concretezza, alla poca consapevolezza di sé, forse. E quindi ha dovuto, diciamo, combattere con i propri demoni, insomma, e quindi le forche caudine di San Siro erano diciamo, un crocevia importante non solo per la squadra di Gattuso, ma per lo stesso Rino, che comunque nella sua San Siro ha dovuto combattere contro i fantasmi dei Natali passati per ritrovarsi felice per quelli futuri, naturalmente. Speriamo bene. Eh sì, speriamo bene anche perché il periodo è particolarmente intenso e restando su San Siro, Giovanni, ripetiamo, eri un po' scettico effettivamente della buona resa della partita, invece qualche passo in avanti importante del Napoli si è visto rispetto alle gare precedenti. Se parliamo del gioco, non è un argomento che non tratterei. Perché quello che conta è il risultato, lo Certo. diciamo spesso da altri punti di vista, quindi il gioco, però certamente dalla squadra del Napoli ci si aspetterebbe sempre qualcosa di più. Non aveva ancora recuperato dei giocatori importanti che adesso sembra che siano a disposizione, c'è sempre qualcuno che manca. Diciamo che la rosa del Napoli, quando è al completo e l'allenatore può fare le sue scelte, è una rosa da secondo posto come minimo. E lo dicono un po' le statistiche, i numeri a cui io non credo tanto, però poi insomma qualcosa pure significano. Al di là dell'Inter che ha 20 vittorie, e maturate soprattutto in quest'ultimo periodo, che mi sembra sia all'ottava vittoria consecutiva. Le altre squadre dal secondo al quarto posto, al quinto posto, sesto posto, non hanno più vittorie del Napoli se non una che ha una vittoria in più. Quindi
Quindi dov'è che noi stiamo perdendo, se la perderemo, speriamoci di no, la qualificazione Champions e la possibilità forse di giocarci anche qualcosa di più, nonostante tutto, e sul numero delle sconfitte che sono state moltissime, perché 8 sconfitte in 26 gare sono molte, sono troppe. È lì che va considerato. Abbiamo avuto un andamento difensivo per un certo periodo ottimo e infatti siamo ancora alla terza difesa. Il Napoli per strana ragione è il terzo attacco e la terza difesa. Quindi è incredibile perché se poi pensiamo che in 4 partite abbiamo preso 12 gol nelle ultime 6-7 partite, è stranissimo. Se facciamo tutta questa, se mettiamo sul tavolo tutti questi dati e li guardiamo un attimo asetticamente, spogliandoci del fatto che siamo anche tifosi di questa squadra, perché è innegabile, nessuno può dire di non esserlo. A Napoli il giornalismo napoletano spesso dimentica che non c'è niente di male a essere tifosi della squadra della propria città. Certo, quando è necessaria l'obiettività è necessaria. Certo. Ma tornando al discorso, se mettiamo su un tavolo tutti questi dati che abbiamo detto così alla spicciolata, qualcosa non quadra, perché ci sono troppe cose che sono in controtendenza. E allora bisognerebbe capire, io anche in altre trasmissioni, in altre puntate ho detto che credo che l'assenza della società, che penso, non so se è così, sia un fattore. Sia la cosa più importante, perché cioè non si può competere, non si può essere tranquilli. Ne parlavamo poco fa, anche a Benevento io vedo qualcosa di strano, perché se uno spogliatoio arriva alle mani, qualcuno nello spogliatoio arriva alle mani, c'è da chiedersi come ci sia arrivati. Qualcosa si è rotto, diciamo, sicuramente. Questo è quello che io su cui vorrei appuntare un attimo l'attenzione. Ecco, sulla società parleremo tra pochissimo, perché questa settimana è stata importante, soprattutto la giornata di ieri, anche per due dichiarazioni molto forti di due ex Napoli, quindi ne parleremo tra pochissimo. Restando ancora un po', Andrea, sulla gara di San Siro, anche perché è giusto godersi le vittorie quando arrivano, soprattutto quelle importanti, Gattuso ha avuto la settimana tipo che non aveva da un po', ovviamente, cosa che aiuta sicuramente anche lo stato di forma del Napoli, ma anche lo stato psicologico. Anche in questa settimana ha concesso ben 2 giorni di riposo proprio per ricaricare le batterie, ma soprattutto abbiamo visto tanti giocatori azzurri che hanno fatto la differenza, un grandissimo Lorenzo Insigne ancora una volta, Politano cinico e concreto anche nelle realizzazioni in questo periodo, ma soprattutto un Isai che abbiamo fatto fatica a vedere nelle scorse uscite, negli scorsi mesi. Beh, sicuramente io ho apprezzato la voglia di fare di tutti, anche perché poi comunque, come dicevi bene tu, la settimana tipo ottenuta da Gattuso, gioco forza, derivante appunto dalla mancanza di competizioni europee, ha giovato dal punto di vista, ecco, della preparazione atletica, e quindi la convinzione è l'aver retto per 94 minuti la partita in maniera esemplare. Questo dimostra che comunque ci sono naturalmente dei prototipi di allenatori in grado di poter venire fuori alla lunga, e quindi i tipici allenatori da campionato o gli allenatori di coppa che hanno quella sorta di modus operandi, quella glacialità di saper affrontare quell'essere, diciamo, generali di borgata e essere naturalmente forti in terra estera, con la consapevolezza di potersi imporre in ogni naturalmente competizione. Gattuso sta step by step conquistando, diciamo, gli onori della cronaca dal punto di vista, ecco, della categoria appunto degli allenatori tradizionalisti, conservatori, che comunque hanno nel loro bagaglio tecnico-tattico, perché comunque non va dimenticato assolutamente che comunque Gattuso ha dovuto rimodulare il suo Napoli, che partiva con un credo tattico ben definito,
che ricordava, rimembrava gli albori sarristi, ad oggi, cioè dal settembre scorso, ha dovuto ricredersi, fare un passo indietro in base ai calciatori che il mercato gli ha riservato, vedi Osimhen, che stiamo naturalmente riapprezzando dopo, diciamo, le belle impressioni fatte nel settembre scorso. Abbiamo capito che Osimhen è un calciatore che ha bisogno, ecco, di un calciatore che gli dia la verticalizzazione giusta, il lancio lungo. Perché poi ha dimostrato di essere, soprattutto a Bologna, cioè contro il Bologna, Sì. un pesce nell'acqua. Quello lì che Vero. magari si ritrova a campo aperto, corre e si fa valere anche in velocità, perché è uno scattista, non è un centravanti associativo come era ben abituato il Napoli con i vari Milik, Mertens e quindi Higuain. Si deve Risulta nominare ogni tanto, per Higuain che comunque forza. faceva ripiegamento e riusciva anche ad essere determinante in fase di non possesso. Naturalmente Osimhen è un attaccante con caratteristiche diverse, verrà fuori alla distanza. Quindi lo sbaglio, forse l'errore grave della società è non aver trovato un piano B. Esatto, anch'io concordo su questa analisi, Giovanni. Ma quello che dice Andrea è sicuramente sensato e ragionevole. Il problema, tu hai fatto un'introduzione, hai parlato di Sai. Io credo che se noi prendiamo la vicenda di Sai a Napoli nell'ultimo periodo, forse un'idea più chiara ce la possiamo fare. Perché? Un giocatore che praticamente è in scadenza di contratto, che non si sa che cosa accadrà. Se Napoli lo perderà a zero, oppure se all'ultimo minuto ci sarà un accordo, perché magari il Ho giocatore. avuto, scusa se ti No, interrompo, prego, già, prego. Prego. ho avuto modo di parlare più volte con Giuffredi, insieme, diciamo, a colui che comunque è il mio anche mentore, insomma, Raffaele Certo. Auriemma. Abbiamo avuto modo più volte di confrontarci con Giuffredi. Lui comunque si ostina a dire che al 99,9% L6 andrà via, perché Andrà via. comunque a meno che non torni Sarri e quindi naturalmente il discorso si potrebbe un attimo rivisitare, rivedere. Però ormai ha compromesso, diciamo, il suo percorso a Napoli, anche se da buon professionista qual è, idem Nicola Maximovic, che comunque ha la stessa situazione sua, insomma, con Ramadani, il suo agente, che non dimentichiamo che è anche l'agente di Demme, quindi naturalmente è di Koulibaly. Quindi non dimentichiamo che comunque la situazione è abbastanza sconnessa dal punto di vista interno, e quindi queste poche sicurezze hanno sicuramente intaccato gli umori e l'andamento, ecco, della stagione. Usai è un soldatino di trincea, si è sempre, diciamo, fatto apprezzare per la voglia, per l'abnegazione, però i limiti erano, diciamo, evidenti già negli anni scorsi. Ripeto, ribadisco, lo stesso concetto di prima. Non è stato trovato un piano B, forse. Ma il discorso che facevo io però era adesso indipendente da questa giusta osservazione che tu hai fatto sulla possibilità che lui vada via e resti, insomma, tutto quello che fa parte del futuro. Parlavo di Sai come di un esempio per dire che è un giocatore sicuramente tecnicamente non eccezionale, non è un Certo, su giocatore eccezionale, questo. però è un giocatore che con Sarri aveva trovato una giusta quadratura, diciamo, Era nell'abito giusto, consegnava alla diciamo. squadra un rendimento Certo. costante di un certo Certo. tipo. Quello che non è facile comprendere, perché bisogna un po' studiarlo, ed è l'altra settimana ne parlavo, è che tutto dipende dal sistema di gioco, non dal modulo. Attenzione, il modulo è una cosa, il sistema di gioco ne è un'altra. Il sistema di gioco del Napoli di quest'anno crea delle forti perplessità. Cioè, io non posso capire, non riesco a capire, forse è una mia mancanza,
non riesco a capire come si possa dire che Ospina è un portiere che gioca bene coi piedi. Uno, non riesco proprio a capirlo, perché anche domenica a Milano abbiamo visto due o tre cose veramente allucinanti. Non riesco a capire come è possibile che si voglia continuare a giocare una costruzione di gioco dal basso, non avendo noi nessuno dei quattro difensori che ha un lancio preciso e che ha un rapporto con il pallone di un certo tipo. Non riesco a capire com'è possibile. Stamattina sul Corriere dello Sport c'era scritto che quando gioca Demme il Napoli vince, che per alcuni mesi Demme è stato tenuto in panchina Sì. per alcune diverse partite. Allora, se io faccio questo discorso, se io metto insieme questo mosaico, come dicevo prima, oltre alla società, tra virgolette, sul banco degli accusati di un campionato che poteva essere diversamente, ci va anche l'allenatore. Al di là delle perplessità e delle problematiche dovute al Covid, dovute agli infortuni e tutte queste Certo, belle certo. cose qua, però ci va anche l'allenatore. E l'allenatore perché ci va? Perché a mio modo di vedere, e faccio un discorso su quattro allenatori, noi abbiamo tra Serie A e Serie B quattro allenatori che sono stati campioni del mondo. Cioè, sto parlando di Pirlo alla Juventus, di Inzaghi a Benevento, di Gattuso. Gattuso a Napoli e di Nesta a Frosinone. Non stanno facendo bene nessuno di tutti e quattro. Non è per caso che a questi signori, che hanno avuto il bene di essere dei grandi giocatori, con le diversità tecniche e tattiche che vogliamo, che hanno avuto la fortuna e anche la capacità di conquistare la Coppa del Mondo, forse gli si è data una possibilità troppo presto. Non è per caso che anche il Gattuso, che comunque ha fatto un po' di Serie B, poi è andato a Milano, perché c'è da chiederselo, come mai a Milano poi lui, in un ambiente dove lui è conosciutissimo, a un certo punto non è stato rinnovato? E allora, se queste cose hanno un senso, possono avere un senso, possono dire qualcosa, io credo che dovremmo partire da questi dati, cioè cosa ha fatto la società, le scelte che ha fatto. E non a caso anche la scelta del silenzio stampa, di cui parliamo da qualche settimana, è sintomatica, perché qualcuno dice che la scelta del silenzio stampa sarebbe stata presa per impedire a Gattuso di parlare. Cioè, questa poi mi sembra proprio una cosa assurda. Beh, se fosse vera questa cosa, non sappiamo se è così. Ma se queste cose le mettiamo tutte insieme, forse stiamo facendo un campionato migliore di quello che potevamo fare, perché sono tutte cose che generalmente uccidono il cavallo sulla salita. Ecco, io te ne aggiungo ancora un'altra perché, come ho anticipato già prima, nella giornata di ieri hanno parlato ai quotidiani stranieri due ex calciatori del Napoli che ci hanno messo il carico. Perché hanno parlato sia Arek Milik che Fernando Llorente, partendo proprio da Llorente, ovviamente sta vivendo questo periodo positivo all'Udinese, ma ovviamente non ha avuto parole bellissime per il Napoli, si è sentito mortificato nella sua gestione nell'ultimo periodo, ha detto persino mi hanno tolto il numero di maglia, mi facevano allenare da solo insieme ad un asse a Milik, e lo stesso Milik poi gli ha fatto eco dicendo che la gestione della sua situazione è stata completamente sbagliata, in un altro club non sarebbe mai successo, e soprattutto entrambi hanno detto che ci sono attualmente al Napoli, come avete analizzato bene voi anche prima, giocatori con le stesse situazioni, quindi con contratti non rinnovati, questo rinnovo che non è arrivato, eppure giocano e molto spesso sono anche titolari. Sì, diciamo, Fernando Llorente ha vissuto un po' la sindrome del Pavoletti represso, perché comunque negli ultimi 5 giorni ha rilasciato più interviste lui che in carriera, È vero, è probabilmente. vero. Diciamo che la captatio benevolentiae del povero Fernando è stata proprio l'essere stato un attimo messo da parte, obtorto collo da Gattuso, ma non da Gattuso in primis, che comunque lui ha sempre precisato, il buon Fernando, di stimare molto, ma non c'erano mai state, diciamo, le condizioni di poterlo vedere sul campo, perché magari
era sempre, vabbè, tra infortuni vari, perché comunque sì. Llorente è venuto a Napoli, sì, sicuramente con la voglia di spaccare il mondo, ma comunque non aveva forse, ecco, il physique du rôle per poterlo fare. Situazione abbastanza cervellotica quella di Arek Milik, invece, che comunque già dal gennaio scorso quasi, ma facciamo un discorso forse più a lungo termine, nel senso già dall'arrivo di Ancelotti il povero Arek ha convissuto, ecco, con la voglia di dover competere eventualmente con un attaccante di prima fascia, se, senza far nomi, facciamolo, Mauro Icardi, che De Laurentiis avrebbe voluto regalare alla piazza, probabilmente anche ad Ancelotti, che comunque si è dovuto improvvisare pompiere per buttare acqua sul fuoco, dovendo ribadire più volte che Milik era l'attaccante, il centravanti del Napoli, a più riprese. Milik ha dovuto soffrire internamente nel suo animo e in maniera poi repressa, dimostrare non solo alla piazza, ma anche forse e probabilmente a se stesso, che Napoli non aveva bisogno di un nuovo centravanti. L'hanno portato a scadenza perché poi gli agenti hanno, diciamo, flirtato con la dirigenza juventina. Non sarà piaciuta questa cosa, naturalmente. De Laurentiis è rimasto scottato da questo atteggiamento, da quelli che poi lui ha sempre, diciamo, rimarcato come male del calcio. E, insomma, giusta conseguenza, ecco, anche il rendimento di Milik, che comunque ha pagato lo scotto effettivamente di una cattiva gestione sia dei procuratori, poi anche, diciamo, dell'area tecnica, che comunque l'ha un attimo scaricato, sedotto e abbandonato, messo, diciamo, alla mercé di quella che poi naturalmente è diventata poi la mercanzia, cioè mettiamo in vetrina il ragazzo, cerchiamo di fare la plusvalenza migliore possibile con un contratto a scadenza. L'hanno regalato al Marsiglia, perché comunque io penso che un ragazzo del genere abbia grosse, grosse potenzialità. Sta facendo bene poi al Marsiglia. Sì, diciamo che comunque il campionato francese non è sicuramente all'altezza del nostro campionato, però sta dimostrando che comunque il suo lo poteva dare anche a Napoli, perché Petagna si è ritrovato con i galloni, suo malgrado, per un mese e mezzo del titolare. Insomma, non è stato, per quanto ci abbia messo impegno, sacrificio, un po' ritorno al discorso per Usai, grossa abnegazione, era abituato a palcoscenici ben più modesti rispetto alle pretese, alle pressioni che la piazza napoletana pretende. Questo è un po', diciamo, particolare, quindi però tutto, Andrea, torna, ecco, corsi e ricorsi storici. È molto particolare il discorso che questi due giocatori abbiano parlato abbastanza presto, perché sì. Sappiamo che nei contratti del Napoli esistono delle clausole, anche evidentemente qui la misura era piena, era colma, sì, era sì, colma, sì, cioè sì. Hanno potuto usufruire, anche perché poi scadenza di contratto, quindi sì. Hanno parlato. La sintomatologia di questo fatto che nel Napoli non si viva in società una situazione generalmente tranquilla è data da quello che noi abbiamo visto negli anni sui rinnovi degli allenatori, che sono arrivati sempre, mi ricordo un anno Mazzarri voleva andare via, poi rinnovò, insomma, lo stesso Sarri, sì, allora, queste cose si ripetono, il che vuol dire che, come dicevamo inizialmente,
inizio trasmissione, probabilmente è proprio la società che manca nella sua base, cioè nella sua gestione, perché le gestioni di una società partono da queste cose, cioè dal poter, ripeto, dire meglio non parlare piuttosto che parlare, e certo, quindi negarsi ai microfoni è una ammissione di pochezza, non è una questione di forza. Sì, certo, cioè non è certo il silenzio stampa che fecero gli azzurri nell'82 al Mondiale, dove c'era una acredine di molti giornalisti nei confronti di alcuni giocatori che sfociava in cose di gossip di basso certo livello. Allora lì, ecco, eppure in quel caso fecero Zoff portavoce, parlava sempre il capitano. Sì. Cioè, quello aveva un senso, il senso stampa di oggi del Napoli non ha senso. È un'ammissione di non saper gestire la situazione. Certo, certo. Allora poi mi domando, a che serve avere comunicazione, responsabili, addetti stampa, tutte queste cose qua, e poi non si fa nulla. Poi non è neanche, come dire, corretto nei confronti del mondo che ti segue. Perché oggi, non avendo il campo, il tifoso, sta là che aspetta di sentire qualcosa. Al di là del fatto che magari le interviste non dicono quasi mai nulla, però insomma... Sì, però diciamo che era sì diventato abbastanza stucchevole il rapporto telecronista Rino Gattuso, perché il confronto era diventato molto molto urticante dal punto di vista, ecco, delle domande che gli erano riposte. Lui ormai ha fatto capire che ne aveva poi, diciamo, le scatole piene di questa situazione. In alcuni situazione casi. In perché alcuni comunque casi la prima domanda era sempre la stessa, sì, il rinnovo, oppure si vede ancora a Napoli l'anno prossimo, insomma. Era... Però Andrea, lui anche... Quando poi effettivamente poi era diventato poi il segreto di Pulcinella, che De Laurentiis, dopo la disfatta contro lo Spezia, si era complimentato con Italiano, aveva, diciamo, ammiccato a Benitez, però, a quell'altro amore, però Andrea, da Fighine Valdarno. Credo che tu possa convenire con me su un argomento, che comunque Gattuso, sì, al di là adesso della stampa locale, che ha avuto un atteggiamento anche molto di voltagabbana nei suoi confronti, ha goduto, per esempio, nel famoso salotto di Sky, sì, di buona considerazione, perché lui è nato là nel senso calcistico, è cresciuto lì e quindi ha degli amici, certo, lì, ma poi è stato trattato bene, certo, lì. Gianni, purtroppo certo, i galloni di grande allenatore da questi ragazzi reduci dal campionato del mondo di Germania del 2006 è stata sicuramente una lesa maestà da parte, diciamo, del pubblico parlante, e quindi i vari Oddo, certo, Pirlo, come ben dicevi tu, sono stati già etichettati con la brutta nomea di maestri, perché comunque, cioè, tu diventi maestro con la giusta esperienza, con probabilmente Gattuso era quello dal quale ci si aspettava un po' di più. Sì. Un po' forse dal punto di vista della continuità, parlo, della mentalità, delle idee, perché no, naturalmente sì, Gattuso ha dimostrato probabilmente di poterci stare su certi palcoscenici, perché comunque a Milano non ha fatto male. Non ha fatto e male. Lui ha avuto durante la fine del secondo anno la possibilità, perché comunque aveva un contratto, lui ha rinunciato a quel contratto dichiarando le dimissioni purché fossero pagati i suoi dipendenti. Gattuso non ha fatto una lesa maestà in quel caso. In quel caso ha fatto quello che succederà nel Napoli quest'anno. Io più di tanto non posso fare. Esatto. Idem come è successo al sì buon Maurizio Sarri. Ah, l'hai nominato, stavi cercando sì di no, girare no, intorno. Maurizio Sarri purtroppo per fortuna ha dovuto... diciamo scegliere di lasciare Napoli, perché ha capito che quel gruppo, quel sacro Graal che aveva, diciamo, era riuscito a sbloccare, a trovare, Tortocollo non era riuscito ad essere performante per tutta le 38 giornate di campionato.
perché quella presa di coscienza della... Sì, l'albergo di Firenze è stato abbastanza, diciamo, ormai abusato il termine... scippato di quello scudetto, perché comunque abbiamo visto sul campo, però purtroppo sul campo ha perso delle partite che quell'anno ci sono Ma lui ricorderà che L'alibi. lui l'ha detto, no? Lui ha detto a un Sullo certo punto, storno, un mese, 2 mesi prima della fine di quel campionato, quando ancora il Napoli competeva, lui ha detto: io non so se da questo gruppo si può trarre di più. Quando gli chiedevano certo. continuamente del rinnovo, e lui a un certo punto ha detto: adesso vi rispondo, poi non vi rispondo più perché fino alla fine dell'anno è inutile che ne Ed è parliamo. quello che, Dice: diciamo, è stato, ecco, forse quello è croce e stato. delizia della Sì, sua gestione, nel senso che certo. comunque quando è stato chiamato Gattuso per ripercorrere uno scimmiottamento sarrista, probabilmente Gattuso, non avendo le stesse caratteristiche di squadra, che comunque non aveva i vari Hamsik, i vari Giorginio, Giorginio, certo. che non dimentichiamo, i Reina, gli Albiol, che comunque non dimentichiamo, erano comunque calciatori che avevano i connotati del leader, dei trascinatori, di coloro che comunque si facevano sentire nello spogliatoio. Ad oggi ci sono, come dico spesso, tanti satelliti, ma un pianeta non c'è in questo Napoli. Sono Sì, tanti sì, no. bei satelliti, talenti che comunque c'è, possono spaccare veramente, diventare dei crack. Però non c'è, quella personalità di spicco che riesca, diciamo, a sbloccare la testa e fargli trovare, diciamo, una sorta di Sì. consapevolezza dei propri mezzi. Perché Insigne è colui che va continuamente sollecitato, invece. Lo stesso Zielinski, che hai le stigmate del campione, lo dico e lo sottoscrivo, che comunque è un calciatore che ha dei colpi eccezionali, unici nel suo genere, e secondo me potrebbe fare bene in qualunque squadra big europea. Però, come spesso dico, avrebbe bisogno lui di uno psicologo o un mental coach che Che lo gli... aiuti. Eh Sì. sì. Noi, visto che la regia è pronta e siamo come sempre lunghissimi sui tempi, è inutile che sto qui a ribadirlo, andiamo subito con il nostro ospite in collegamento, il grande tifoso del Napoli, ovviamente illustre editore Diego Guida. Buonasera Diego, come stai innanzitutto? Buonasera, ancora bene. Qui ormai a questa domanda bisogna rispondere giorno per giorno perché Come vanno le tutto cambia. cose? Sì, Come perché vanno le tutto, cose? tutto Spero cambia. bene anche a te. No, non ci possiamo lamentare perché, come dicevi giustamente tu, bisogna fare un discorso giorno per giorno e non preoccuparsi di quello che vorremmo fosse, ma non è, perché è chiaro che tutti vorremmo vivere come vivevamo prima, ma insomma si tornerà a vivere in quel Si deve modo. tornare, Si deve infatti. tornare. Senti, allora io ti faccio alcune domande. Prima di parlare del Napoli, che è l'argomento centrale, e poi di parlare della tua attività, ti propongo questo tipo di domanda. Dallo sguardo sul calcio italiano ci accorgiamo che nessuna squadra, neanche la Juventus, è ai quarti di Champions. Che ne pensi? Beh, che il calcio italiano sta attraversando un periodo di grossa crisi. Nella realtà, anche per quanto riguarda la Juventus, era quasi prevedibile una debacle per questa nuova stagione calcistica, indipendentemente dai fermi e dai cambi di squadra a cui sono costretti tutti quanti giorno per giorno a seguito dei rischi pandemia, dei positivi e dei non positivi nei calciatori. Credo che sia anche un fatto psicologico che molti di questi ragazzi poi alla fine si scoraggiano e perdono non solo l'entusiasmo, ma anche quell'affiatamento necessario per una squadra di 11 persone. Certo, ma è giusto il discorso che facevi tu. La Juventus quest'anno era sotto osservazione e qualcosa non è andato o non sta andando come dovrebbe. Come sono abituati loro, peraltro. Posso Vabbè. aggiungere, forse ne sono Sì. contento. Ah, guarda, questa cosa la Ah, mi condividiamo. fa piacere. Ma non fosse altro adesso, al di là del discorso Napoli-Torino, Napoli-Juventus, ma perché poi
nella vita che vinca sempre uno, non è... Per mantenere una varietà, diciamo, infatti è anche uno stimolo ulteriore per i tifosi. Per tutti quanti gli altri. Certo. Senti, parliamo del campionato, un campionato dove forse adesso si è delineata questa fuga dell'Inter, ma è stato molto combattuto e lo rimane per le posizioni di Champions. Possiamo dire che si tratta di un livellamento in basso anche delle squadre in generale, o ha inciso in quest'annata il calendario ravvicinato imposto dall'emergenza? Beh, in effetti i ragazzi sono stati stressati, una quantità di partite fin troppo ravvicinate, e va ribadita comunque quella considerazione di qui sopra, e cioè che se alla fine comunque non riescono nemmeno ad affiatarsi fra di loro, perché si cambiano i moduli, si cambiano i soggetti, si cambiano, diciamo, le squadre proprio vere e proprie, ci fanno pagare uno scotto ulteriore, oltre al fatto che noi purtroppo, diciamo, pur avendo in Italia un campionato di altissimo livello tra club, non riusciamo mai a rappresentare poi invece un club di caratura internazionale europea che possa mantenere il passo con le grandi squadre che ci insegnano purtroppo un gioco diverso. Come stiamo vedendo in questi anni, sì. Arriviamo a Napoli. Non è ancora il momento di fare bilanci, perché alla squadra mancano 12 partite, 11 più una di recupero, ma qualcosa abbiamo già visto, perché in 26 partite giocate 8 sono state le sconfitte, 16 le vittorie e 2 solo i pareggi. C'è questa strana situazione tra molte vittorie e molte sconfitte. Cosa ci dicono questi dati ad oggi? Che la squadra continua ad essere, ahimè, schizofrenica, perché non riesce ad avere una condotta uniforme. Abbiamo perso delle partite con squadre di tutto rispetto, ma con posizioni basse in classifica, quindi vuol dire che non riusciamo a mantenere alta l'attenzione al punto da mantenere una continuità ed essere anche, perché no, diciamo, attrattive come squadra nei confronti anche di allenatori, perché qui si apre poi quell'altro fronte difficilissimo di che cosa significherà e chi ci sarà, diciamo, di nuovo ad allenare a Castelvolturno i nostri ragazzi. E questo tra poco ci arriviamo a questo. Senti, ma come ti sembra comunque che la società abbia gestito questo momento delicato e la difficoltà della squadra a tenere questo rendimento più costante? La società in questo momento, dal tuo punto di vista, come si è regolata? Io da questo punto di vista ho un parere molto personale, ci mancherebbe, che però mi lascia sempre con un punto esclamativo sul volto. Questa proprietà è fin troppo distaccata anche dagli umori inevitabili e forse anche legittimi. Parliamo di ragazzi di 25-30 anni, insomma, potrebbero essere dei nostri figli, e quindi noi conosciamo pregi e difetti di chi a quell'età, pur guadagnando molti soldi, ci mancherebbe, però ha, diciamo, degli alti e bassi umorali inevitabili, sì. La paura di uscire fuori dal campionato perché si invecchia. Ecco, diciamo, un'attenzione, una delicatezza verso questi temi, che non siano solo quelli del fatturato tout court, da parte della proprietà, io li ritengo mancanti già da parecchi anni. E tra l'altro mi sembra che sia un muro di gomma ogni volta, sì, che si affrontano questi temi. Pare che non abbiano nessun riscontro operativo e concreto, ahimè. Purtroppo è così, hai centrato l'argomento. Siamo arrivati a Gattuso, quello che tu anticipavi prima. La domanda è secca, lo riconfermeresti? Se sì, perché? Se no, perché? Diciamo che tutto sommato i risultati che ci sta dimostrando questa gestione non sono così esaltanti come si auspicava. Sì. Lui ha recuperato una squadra che comunque veniva da un grandissimo allenatore di caratura mondiale, che quindi evidentemente aveva messo comunque, diciamo, in campo, nel caso di dirlo, una serie di argomentazioni, di equilibri che sono stati poi seguiti dal nostro ringhio. Forse è troppo ringhio e non è riuscito poi a personalizzare fino in fondo quella che era la sua, diciamo, la sua presenza, e questo mi dispiace, perché umanamente mi sta molto simpatico, è un uomo che ha sofferto molto, che è comunque in grado di gestire dei buoni risultati, ma certo non li abbiamo visti questi buoni risultati, ahimè.
Purtroppo sì. In alternativa, perché se ne parla ormai da tempo, addirittura sono stati fatti i nomi, sembrava che ci fosse la possibilità addirittura di un cambio in corsa. In alternativa, tu ingaggeresti un tecnico giovane, come se ne parla, oppure prenderesti un allenatore esperto, carismatico, come per esempio potrebbe essere anche quello che affrontiamo domenica, parlo di Fonseca? A me, devo dire la verità, alla luce di quello che abbiamo visto nelle esperienze passate, e cioè che allenatori di grande esperienza, di grande riconoscibilità a livello internazionale, ahimè, non sono stati in grado poi di portare grandi successi alla squadra. I cavalli di ritorno, io non, proprio per un fatto etico mio, proprio morale, non li vedo proprio adeguati, perché ovviamente sarebbe un cavallo di ritorno. Tra l'altro, chi ci ha lasciato in genere... ha sempre dimostrato poi di essere stato contento di averci lasciato, e quindi siamo contenti di lasciarli dove stanno, visto che sono contenti. Per cui io punterei su un giovane e certamente punterei su parecchi ricambi anche nella squadra. La squadra ormai diciamo, ha dei moduli che sono ormai anche riconoscibili e riconosciuti dai nostri avversari, per cui è giusto anche dare delle figure nuove e quindi rivoltare come un calzino una squadra che comunque rischia di essere sotto il sesto posto in classifica, quindi diciamo senza nessun risultato vero, per cui bisogna, ecco, a questo punto forse la freddezza della proprietà avrebbe ragione di esistere in questo caso. Sì, perché si rischia di non andare in Europa, insomma si rischiano tante cose, e poi questo con una rosa che non è da... è una rosa buona, diciamo, una rosa adeguata. Senti, si inizia a parlare da qualche giorno del rinnovo del capitano, perché prima sembrava che questo argomento non fosse importante, invece lui che ha cambiato negli ultimi anni i procuratori, due o tre procuratori, che ha avuto in questi anni anche un andamento e un rendimento altalenante anche lui, pensi che De Laurentiis debba tenerlo a costo di qualche sacrificio economico, o forse è arrivato il momento che magari Insigne vada a giocare da qualche altra parte? Io direi che ne farei un discorso unico. Cambio di allenatore, cambio di ragazzi, e quindi evidentemente anche stimoli nuovi per chi possa poi, diciamo, capitanare la squadra. Perché fare le cose a metà non significano niente, alla fine diciamo, non è né zuppa né pan bagnato, non arriviamo a nessuna conclusione. Sono d'accordo, ancora una volta. Ringrazio. Eccoci qui, tantissimi temi molto interessanti, intanto lanciamo un attimo la pubblicità e poi subito dopo ascolteremo anche la seconda parte della nostra intervista, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. E ritrovati amici di Prima Serie A, eccoci qui ritornati dopo veramente una piccolissima pausa pubblicitaria. Stavamo parlando di Gattuso, del cammino del Napoli, che si troverà davanti un altro ostacolo importante ed è quello dell'Olimpico contro la Roma. Prima di parlarne però ascoltiamo proprio la seconda parte dell'intervista a Diego Guida che ne parla. Ascoltiamo. Il blitz di Milano, la partita vinta a Milano è stato un blitz con molto... difficoltà, ma insomma comunque è stato importante, ha rinvigorito un po' le speranze di acciuffare un posto in Champions, anche se sarà molto complicato. Proiettiamoci alla gara di domenica all'Olimpico. Il Napoli, dal punto di vista, quello che hai visto tu, abbiamo visto la Roma, considerando che la Roma ha giocato in Europa League e considerando che comunque è una squadra che il suo tecnico schiererà con molti rincalzi, ha schierato con molti rincalzi e quindi per il Napoli si prepara a mettere la migliore squadra. Pensi che si possa ripetere il Napoli a Roma?
Io spero che questa schizofrenia di questo campionato porti ancora, diciamo, un risultato positivo nella prossima partita, ma noi vediamo che abbiamo una difesa molto debole, troppi errori, anche le punte troppo spesso non riescono a raggiungere la rete pur avendo delle simpatiche intuizioni, ma noi delle simpatiche intuizioni non sappiamo che cosa farci. Per cui forza Napoli sempre, sangue azzurro nelle nostre vene, però bisogna è complicato e molto con le dita incrociate, certo. Non possiamo assolutamente pensare a moduli particolari. Senti, riprendendo il discorso che hai fatto prima della rifondazione possibile, anche perché a volte non bisogna poi innamorarsi di una rosa, bisogna avere, forse questa rosa andava cambiata subito dopo il ciclo Sarri, andava fatto qualcosa in quel senso, ma diciamo che non è stato fatto, adesso è inutile parlare di quello che non è stato fatto. Ma se tu pensi alla rosa del Napoli attuale, 3-4 giocatori che tu terresti a qualsiasi costo, cioè quelli sul quale tu poi fonderesti, ce l'hai nella tua visione da sportivo e da appassionato? Ma dicevi nomi, io nomi mi trovo in imbarazzo sui nomi, anche perché farei attenzione molto alla difesa e sulle punte va fatta, diciamo, un rafforzamento inevitabile. Io quello che temo è che la proprietà abbia più attenzione, abbia, ecco, disattenzione in questi ultimi periodi verso la squadra del Napoli, quindi a favore di qualche altra città, di squadre di altre città, e questo secondo me è molto sbagliato. Noi abbiamo vinto lo scudetto quando avevamo in amicizia e in grande intesa la piccola Ascoli, però erano gestioni diverse e quindi si aveva la capacità e la possibilità di così considerare il vivaio da una squadra e il rafforzamento della squadra di punta. Oggi si ha l'impressione invece che ci sia una disattenzione verso Napoli. Tantissimi ne abbiamo comprati, ma Lozano forse sta dimostrando di essere veramente in gamba, però non lo so, insomma, sono molto perplesso. Io veramente mi siederei a tavolino e vedrei cosa c'è sul mercato e con la mannaia lavorare. Diciamo, lavorare anche perché così poi si potrebbe recuperare qualcosa da queste vendite, da queste situazioni, i giocatori importanti. Senti, adesso abbiamo parlato del Napoli ampiamente, quindi parliamo di Guida Editori. Tocca al libro. Il libro che appartiene alla tua vita, alla storia della tua famiglia, e avete pubblicato proprio di recente, proprio poco tempo fa, questo meraviglioso libro, Un secolo di storia, che appare un compendio di quello che è stato. Siete riusciti in questo libro a dare la sensazione che di cosa è stata Guida Editori nel tempo. Ma il sottotitolo a me sembra molto interessante, perché verso nuovi percorsi culturali mi dice che forse è il caso di parlare sì della storia, ma di quello che voi pensate di fare nel futuro. Sì, è così, nel senso che è un libro che ha voluto essere una raccolta non solo di eventi, di accadimenti, di storia aziendale, storia ma familiare, forse ne ho fatto parlare poco. Mi piaceva che il messaggio invece che ne uscisse, e vedo che è percepito ed è recepito da chi lo legge, fosse questo, e cioè un secolo è tantissimo. Parliamo di ere geologiche completamente diverse rispetto ad oggi, da quando siamo partiti con l'attività del nonno. Ciò nonostante, tantissime iniziative, ecco, è stato riportato recentemente in un'intervista su Napoli, no? Che l'ho trovato molto delicata e molto intelligente, la considerazione della Marina Toma che ha scritto questo piccolo pezzo, perché in realtà nulla si crea da nuovo. Allora io ho ricordato nel libro che il nonno aveva cominciato l'attività con una biblioteca circolante, e cioè che portava sotto casa a casa dei libri da dare a noleggio ad un centesimo a settimana, e oggi lo vediamo con un percorso identico con Uber piuttosto che con Amazon che ti consegna a domicilio, e addirittura con il drone. Quindi alla fine, diciamo, in realtà verso il nuovo percorso culturale voleva essere questo senso. E cioè mantenere il radicamento sul territorio, mantenere la storia, far capire che è una storia non di impresa e non di famiglia, ma una storia di città, è una storia di cultura,
non solo cittadina, ma anche evidentemente internazionale, perché ci sono stati momenti di incontri, di dibattiti anche con personaggi di caratura mondiale, tipo Jack Kerouac, piuttosto che Pasolini, De Sica, piuttosto che Allen Ginsberg, che sono venuti qui a Napoli, ospitati da Guida, ma che evidentemente hanno poi fatto conoscere Napoli all'esterno e hanno accolto personaggi che in periodi di grande contestazione giovanile, in periodi in cui la cultura era ancora vista come un elemento di traino anche sociale e dunque economico di un territorio, ha rappresentato molto. I nuovi percorsi culturali sono quelli che noi vorremmo continuare a tenere in piedi, cosa che facciamo ovviamente in condizioni e misure differenti nel corso del tempo. Oggi siamo su via Bisignano, abbiamo un'associazione no profit che è riconosciuta dalla regione, con la quale abbiamo una serie di iniziative in cantiere e di eventi culturali in progress, per pandemia permettendo, però questo è il senso del nuovo percorso, cioè avvicinare comunque anche in occasione di questa straordinaria opportunità che si verificherà da qui a breve con diciamo gli interventi europei di finanziamenti, di iniziative, di attività che fortunatamente pare che non andranno distratte in piccoli rivoli, ma in progetti strutturati di riqualificazione territoriale, sia dal punto di vista, diciamo così, strutturale puro, sia dal punto di vista strutturale culturale puro. Noi ci manteniamo con la modestia e l'illuminazione, spero di poter essere in grado di poterla rappresentare, disponibili ad essere partner di qualcuno, perché da soli non si va da nessuna parte, e questo ormai è più che chiaro a tutti quanti, troppo spesso a parole non nei fatti, però ecco, quindi aprire queste porte degli ultimi 100 anni di una storia culturale che in fondo è una storia che appartiene a tutti quanti noi del territorio e anche non solo di Napoli. Senti, prima di fare l'ultima domanda, di farti l'ultima domanda, dico quello che tu non hai detto, parlavi della Saletta Rossa che è rimasta nel ricordo di tutti quanti quelli come me che hanno avuto la fortuna di frequentarla in qualche momento. Concludendo, tra le tante cose che avete in cantiere, io non posso non chiederti di parlare della collaborazione che avete con Repubblica, che mi sembra che state facendo delle cose veramente di grande qualità e di grande interesse per l'editoria e per la città. Sì, è un'intesa che potrai immaginare quanto sia stata complicata da fissare, perché ovviamente Repubblica, tra l'altro noi abbiamo cominciato lo scorso anno con un primo volume dedicato alla storia dei 30 anni della testata napoletana, delle pagine di cronaca napoletana, e poi diciamo il successo straordinario che ha avuto in pieno Covid ci ha portato, noi siamo arrivati a 8 volumi pubblicati, tra l'altro 2 dedicati a Maradona per rimanere in tema calcistico. E sono intese che noi abbiamo preso da Roma, con Roma, che tra l'altro Gruppo Gedi nel frattempo si è venduto a Torino, quindi siamo ritornati di nuovo a Torino, Napoli-Torino, e stiamo mantenendo alta l'attenzione, e di questo vanno ovviamente ringraziati profondamente tutti gli investitori che hanno creduto nel progetto, che è un progetto culturale che non si vuole fermare alla pubblicazione di un libro dato in omaggio al lettore, ma che vuole rappresentare anche qui, ecco, diciamo, una forza culturale condivisa tra vari partner e tra vari soggetti, perché possa diciamo farsi conoscere meglio. È chiaro che da qui vendere il giornale è un interesse particolare. Aggiungo, la formula ha funzionato talmente bene che subito a ridosso del Natale il Gruppo Gedi ha pensato di proporre un'iniziativa del genere anche a tutte le altre edizioni locali di Repubblica, quindi parliamo di Roma, di Milano, Firenze, Palermo, Bologna, Torino, insomma, quindi Napoli ha fatto scuola anche in questa occasione. Ora speriamo di non fare come spesso accade, che noi inventiamo o costruiamo delle formule, delle intuizioni e poi le perdiamo nel corso del tempo. No, questa volta vediamo di non farlo. Senti, Diego, io ti ringrazio, ti auguro come sempre buonissime cose, ti saluto e speriamo che le cose vadano bene anche per il Napoli e che le cose migliorino per il Napoli. Ti sicuramente, grazie, ciao. Grazie a te, forza ciao. Napoli sempre. Ciao, buone grazie. Cose. Ciao, buone ecco Giovanni, inizio subito da te, un altro tassello importante che il Napoli dovrà
aggiungere al suo campionato, quello di domenica contro la Roma, un'altra sfida impegnativa. Roma che ha giocato nella giornata di ieri in Europa è unica superstite di questo cammino europeo delle italiane. Beh, ha fatto un allenamento ieri la Roma, perché insomma le cose sono andate molto facili. Tra l'altro Fonseca, che è un allenatore furbo, intelligente, sicuramente, ecco, è un allenatore che ha un'esperienza tale che gli ha consentito di mandare una squadra in campo tenendo qualche senatore, qualche giocatore fondamentale, buono per il Napoli. Anche Pellegrini è entrato alla fine. Pellegrini è un giocatore che io avrei preso in qualunque momento immediatamente, insomma, un giocatore veramente di qualità. Ora, il tassello del Napoli è importantissimo, perché domenica a Roma, abbiamo detto prima, ha detto Andrea della settimana tipo, abbiamo parlato del fatto che, cioè non abbiamo parlato, ma si è saputo che è stata rinviata la partita ovviamente con la Juventus, il che ha dato la possibilità innanzitutto di riposare 2 giorni e poi di poter preparare la partita, che poi ci sarà questa sosta internazionale che romperà un po' le uova nel paniere. Questa settimana, peraltro, combina in certe maniere, perché il fatto che l'Inter non giocherà con il Sassuolo porterà la Juventus, che purtroppo giocherà con il Benevento, a tentare la partita piena, la posta piena col Benevento, e hanno tutti gli strumenti per potercela fare, per avvicinare l'Inter e per dare pressione all'Inter, perché poi sembra che il recupero Inter-Sassuolo si possa giocare lo stesso giorno che giocherà Juventus con Napoli. Sì, perché sembra che sia al momento l'unico utile, esatto, che ci sia. Allora, questo che cosa fa? Fa sì che praticamente questa settimana, combinata in questo modo, per il Napoli possa diventare importantissima. Ovviamente il risultato che darebbe una grossa opportunità sarebbe quello di vincere a Roma, anche perché l'Atalanta, adesso che non ha più l'impegno in Champions, si getterà sul campionato e ha 2 punti in più. Noi abbiamo una partita da recuperare, certo, ma sappiamo che la partita di Torino, e quindi anche l'Atalanta cercherà di fare più punti possibili per andare, diciamo, confermarsi, nuovo, per confermarsi in Champions. Ma tutto dipende da come il Napoli affronterà la partita. Il Napoli non deve pensare di avere un vantaggio perché loro sono stanchi. Il Napoli non deve pensare alla partita di andata, quando fu facilissimo battere la Roma con un ampio scarto. Il Napoli deve pensare a ripetere la partita che ha fatto a Milano, cercando di soffrire di meno in certi momenti. Purtroppo abbiamo qualche problema difensivo, mancherà Di Lorenzo perché è squalificato, sì. non credo Ramani sicuramente non è in condizione di giocare. Bisognerà vedere come deciderà di schierare la squadra in difesa Gattuso, se sarà recuperato Manolas. Sì, sembra di sì, si è allenato anche in gruppo in questi giorni. Ma avrà giorni. I 90 minuti? Ah, va. Questo è il problema, insomma, perché poi dovesse giocare Dzeko, se gioca Maksimovic temo il peggio. Ma comunque, insomma, ma non voglio dire che è calla. Purtroppo non ce l'ho con Maksimovic. Io ritengo che è un giocatore che da centrale, che è il suo ruolo, ma io quando vedo un centrale che non chiude né da una parte né dall'altra e gioca sul suo piede, ho delle perplessità. E ricordo che il momento che l'ho visto giocare meglio a Napoli è stato quando Ancelotti l'ha schierato a destra. Nei tre e mezzo. Nei tre e mezzo. Sì, perché vero. Lui sulla fascia, anche probabilmente, Europa, avendo vero. La linea laterale come riferimento, riesce a giocare meglio. Questa è la mia idea, ma per carità. Beh, sì. Sì. Andrea, invece? Beh, il derby del sole deve vestirsi di serata da gala, è inutile girarci intorno. Senza la paura, ecco, di sporcarsi, perché poi è di magari cercare di chiudere la partita prima, se riesce a segnare subito, perché la sofferenza penso che sia derivante proprio dal fatto che comunque il Napoli, sì, è riuscita a trovare il vantaggio, però striminzito, e quindi l'1-0 naturalmente. Scusa, soprattutto Andrea, sì. Anche perché nessuno lo dice questo,
stiamo avendo Mertens che non è il Mertens che no, ma Mertens è un generoso. Mertens è un generoso, lì c'è, sta partecipando alle partite per protocollo, non per altro, perché comunque cioè, si vede che è improponibile dal punto di vista fisico. Però è molto molto apprezzabile che ci sia, nel senso certo. Che comunque ha dato l'ennesima prova, se solo ce ne fosse bisogno, di essere legato alla maglia e quindi di potersi, diciamo, districare comunque, nonostante fisicamente sia a pezzi, perché aveva bisogno, diciamo, di molto molto più riposo, vedi anche Gulam che comunque ha pagato invece con l'ennesimo infortunio, diciamo drammatico, che comunque speriamo non gli comprometta la carriera, perché comunque c'è proprio ogni volta che va un passo dal ritorno effettivo. Alla nuova batosta. Sì. E quindi Mertens per me avrà comunque sempre e solo rispetto. Ad oggi perché c'è perché nel discorso che facevamo prima, Dris è l'unico che effettivamente ha le caratteristiche del leader sul campo. Sì. Quello lì che riesce, ecco, a sbrogliare la matassa anche dal punto di vista, ecco, umorale. Che comunque io ho visto spesso un Napoli che si deprime subito quando magari subisce il vantaggio, subisce il pareggio, subisce delle rimonte assurde. Vedi poi la reazione di Insigne al Mapei e quindi capisci effettivamente quanto morale sia, quanto sia facile a depressioni e a sbalzi d'umore tremendi il Napoli. Questo è, diciamo, un fattore che comunque determina, ecco, l'andamento delle gare. Naturalmente la sofferenza è derivante, come dicevo prima, dal fatto che comunque riesci a trovare il gol del vantaggio, però non riesci a chiudere le partite magari nelle tante occasioni che crei, perché vedi, come spesso si dice, ormai la corrente filosofica è la ripartenza dal basso, la tanto ormai criticata e allo stesso tempo apprezzata, perché magari di vantaggi ce ne sono, ma come ce ne sono anche di svantaggi, che certo. Comunque c'è l'errore tecnico, la topica difensiva. A però, San Siro un po' meglio, però devo dire la verità, anche una manovra c'era più attenzione, più veloce, probabilmente sì, c'era più convinzione, qualche contropiede si è visto. Naturalmente anche gli errori fanno, diciamo, esperienza, certo. Ti danno più consapevolezza dei mezzi. E allo stesso tempo tu capisci che comunque cioè, quegli errori non ti porteranno da nessuna parte, quindi ti danno anche più voglia di dover chiudere delle situazioni che magari restano sempre lì sul filo del rasoio. E quindi fare un altro gol sarebbe ottimale, ecco, per non avere, ecco, queste... senza fare troppe digressioni, però per non avere troppi sbalzi d'umore, ecco. È verissimo. E per non soffrire, troppe ansie, per troppe non ansie. Soffrire come i cani. Ecco qua, troppe ansie da prestazione. E rischiare anche il rigore all'86esimo magari. Leggiamo anche la 28esima giornata, anche perché lo sai che ti chiamo a commentarla un po'. Si sta giocando in questi minuti Parma-Genoa, invece domani si inizia con Crotone-Bologna, alle 18 Spezia-Cagliari, è stata rinviata Inter-Sassuolo come abbiamo detto poco fa. Ancora lunch match di domenica Verona-Atalanta, Juve-Benevento alle 15, Sampdoria a Torino, Udinese Lazio alle 18 di domenica, Fiorentina Milan, molto interessante, e si chiude ovviamente con Roma Napoli. A te Giovanni tocca, come tutte le settimane, il pronostico del Benevento. Ma l'ho già detto prima, cioè la partita che dovrà affrontare Filippo Inzaghi con la sua squadra a Torino, diciamo che in questo momento con la Juventus eliminata anche in Champions, con tutta la situazione che si è verificata lì, è una partita che appare proibitiva, nel senso che non c'è paragone tra le due squadre, le due rose, per cui appare proibitiva. Adesso c'è il solito quesito, me la vado a giocare oppure faccio forte pace? Secondo me la seconda, diciamo che Inzaghi comunque ha dato dimostrazioni in più frangenti di giocare a viso aperto con qualunque squadra, quindi è stata imprevedibile sin dalle prime giornate.
forse si è persa quella imprevedibilità, cioè vero. Più consapevolezza magari di essere in un campionato difficile, magari non all'altezza, che Andrea, hanno contato anche le assenze, sì, perché, sicuramente, perché lui aveva questo Letizia che giocava sulla fascia, sì, che era un giocatore, sì, determinante. Che determinante per il Benevento, perché sembra assurdo, stiamo parlando di un giocatore alla Ronaldo, per carità, però voglio dire, era un giocatore che nel suo tipo di gioco aveva una, poi gli consentiva di impiegare in prota a centrocampo, certo. Invece adesso deve arrangiarsi, deve mettere in prota a fare il terzino, cioè, ha avuto anche il giocatore che è arrivato che si è infortunato, De Paoli, si è infortunato anche lui, per cui praticamente la coperta, diciamo, è corta, ci sono giocatori che non hanno un tasso di qualità elevato ed è normale per una neopromossa, quindi la partita è proprio di, cioè, il Benevento adesso deve pensare con estrema determinazione alla partita che avrà alla ripresa del campionato con il Parma, perché quella è una partita che potrebbe segnare e parlando con l'ambiente del Benevento ci sono 4-5 partite che avranno da dopo Torino alla fine del campionato che sono degli scontri diretti che se il Benevento riesce a vincere 2-3-4 partite di queste, certo, è fuori. Sale, ma che, sale, poi, sale fuori. Che poi è un po' la stessa bella incoscienza che aveva lo Spezia, che certo. ad oggi diciamo arranca un po' rispetto a quel calcio sorprendente che stava proponendo, nel senso che comunque cioè, stanno pure venendo a mancare, ecco, i pezzi pregiati, vedi Nzola, gente. Però che anche le altre squadre lo conoscono, Andrea, questo, sì, è il problema. Sì, sì, e poi sì, all'inizio, sì, questi fenomeni magari sono poco conosciuti, vedi sorpreso. La squadra che io mi auguro si confermi fino alla fine del campionato, tranne in una partita, è il Verona, perché deve giocare con noi, credo, ancora. O abbiamo giocato tutte e due? No, dobbiamo ancora giocarci. Mm. E quindi il Verona mi sembra una squadra che non è identificabile in un tipo di ma gioco. Ma Juric l'ha detto a più riprese, quest'anno ha ricevuto un Verona che è un'incognita, l'anno scorso c'era una squadra più forte. Non a caso aveva i vari Verre, Pessina, vabbè, i due difensori che comunque stanno facendo a fasi alterne bene, sì, a Napoli che a Roma, e quindi comunque è una squadra che, voi o non voi, si è indebolita, ha dovuto rimodulare il suo carnet, diciamo, di calciatori, anche se comunque... rischia di fare più punti. Sì, 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 è comunque una banda terribile, diciamo il vero, cioè è una squadra che è comunque molto molto rognosa, che secondo me propone anche un gran bel calcio. Beh, poi, vabbè, sai Andrea, tu sei giovane rispetto a me, questo fatto di rischia di fare più punti con una squadra che, come giustamente tu hai esaminato, si è indebolita sulla carta, sì, è l'essenza del calcio. È cioè vero. Noi possiamo parlare tutta la serata, sì, tutta, sì, la nottata, ma non saremo mai in condizioni di capire certi fenomeni come vengono fuori, perché la realtà non è adesso per ridurla alla pallettonda, la realtà, no, è che la il realtà, campo la realtà è sempre che, un'altra cosa. La realtà, certo, secondo me, è che propongono un calcio propositivo, nel senso che c'è un allenatore che ormai con un buon, diciamo, bagaglio curriculare dal punto di vista, ecco, anche dell'esperienza in Serie A, sta acquistando più consapevolezza di sé e allo stesso tempo sta proponendo un calcio sulla scia, ecco, del suo guru Gian Piero Gasperini. Juric, secondo me, è uno dei più bravi in Italia. Io mi auguro, ed ha anche un grande tattico. Ma io mi auguro che si vada su quella direzione per la sostituzione degli allenatori. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Se la sostituzione ci deve essere, perché poi non sappiamo ancora, potrebbe anche... Sono d'accordo, anche perché poi comunque Radio Mercato fa sempre i soliti nomi e sono quasi tutti Sponda Hellas, nel senso i vari Faraoni, sì, Di sì, Marco, Zaccagni, sì. Barak. Sono quasi tutti giocatori che hanno una funzionalità in un gioco che si, sì, potrebbe creare a Napoli innestando quei giocatori insieme a quelli che, certo, a quelli che già ci sono, pensa, certo, di tenere, perché, certo, sicuramente, certo, qualche uscita ci sarà. Esattamente. Insomma.
Sicuramente ne parleremo magari nella settimana della sosta, facciamo pure un punto sul mercato, che ne pensi? Ci divertiamo. Tagliamo un po' di testa tanto, e ci divertiamo. Guarda, sul mercato possiamo dire quello che vogliamo, esatto. Perché poi dopo succede il contrario e nessuno se lo ricorda. Infatti, poi ci sono le registrazioni. Però quelle rimangono. Esatto, esatto. Noi siamo in chiusura, grazie mille Giovanni Caudiano. Grazie a te Alessia, grazie ai nostri ascoltatori. E buona domenica, ecco, e basta. Soprattutto buona domenica e grazie mille Andrea Fiorentino, grazie, grazie a te, è stato un grazie piacere. Grazie sempre, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Grazie a voi che ci avete seguito, ovviamente vi diamo appuntamento a venerdì prossimo 21:30 su Teleprima con Prima Serie A. Buona serata.